vita Trifoglio SRL nasce da una scommessa di Nadia, Alberto e Massimo, tre colleghi di lavoro. Nel 2000, infatti, decidono di dimettersi dalla ditta grafica presso la quale lavoravano per iniziare un'attività in proprio individuando una nicchia particolare: prodotti grafici di alta qualità. Puntano infatti sulla scelta e la ricerca del materiale, sulla rilegatura e sull'alta definizione delle immagini nella produzione di libri e cataloghi d'arte moderna e contemporanea e di libri di fotografia, soprattutto in ambito internazionale. Siamo partiti con la nostra valigetta, siamo andati a vedere quello che eravamo in grado di offrire. Cosa eravamo in grado di offrire? Competenza, nel senso che venivamo tutti e tre dal mondo grafico di un certo livello. E in quel momento, perché gli Stati Uniti? Perché gli Stati Uniti non hanno questo tipo di produzione all'interno. Gli Stati Uniti hanno aziende enormi dal punto di vista grafico e quindi fanno grossissime tirature, però non stanno lì a guardare il dettaglio. La cosa che ci dà maggiore orgoglio e soddisfazione è il fatto che comunque praticamente siamo entrati nei musei più importanti degli Stati Uniti, quindi il MoMA, il Museo Modern Art di New York, siamo entrati nel Getty Museum di Los Angeles, siamo entrati nel Whitney Museum di New York. Poi dagli Stati Uniti siamo riusciti anche a lavorare con il mercato inglese, quindi Inghilterra, qualcosa con la Francia, qualcosa con la Germania. L'esigenza di attenti e particolari controlli sulla qualità dei prodotti ha creato inoltre la necessità di portare all'interno dell'azienda tutta la filiera, dalla progettazione alla prestampa fino alla stampa finale, permettendo così all'azienda di impiegare complessivamente 20 collaboratori. Ora, oltre che con l'estero, la ditta Trifoglio collabora anche con grosse aziende italiane e veronesi, come ad esempio il Museo di Castelvecchio.